pallone, pure guai ci fa scordare. C'ho vinto io Maradona, polazzaio corca. Chi ci vuole soffrire la lava, chi ci chiama Motorruno, con questo cuore chi ne amore, mi spugni ma da schiattare. Fago con sura, non ti rigo poi in da curva, siamo signi stu rigore, padre e figlio e puro nonno, già so pronto per cantare. Chi ci va sotto la lava, chi ci chiama Motorruno, con stu cuore chi ne amore, rispugni ma da schiattare. C'è la gente, carina su momento, parla malamente, dica si la gente, fisciuno può capire, l'amore che c'era, tu sangue, sangue, sei subito ammiscata, ammira a gelosia e fa parlare vacante, in mala lingua sai, ce ne stanno tanto, stati cagnano. Dedica a te, ovvero non ci santa, a Napoli si ordina. Napoli, 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 Napoli. Io suono tutto sti creature, più forte te non è nessuna. Buonasera, ben ritrovati amici, ben ritrovata nuova puntata di Terzo Tempo, una trasmissione dedicata al Napoli e al calcio in generale. Partiamo in un formato un po' ridotto perché alcuni nostri amici hanno dei problemi, se riusciranno interverranno nel corso della trasmissione. Per cui, diciamo così, per ora, insieme a Daniela De Luca, vi presento gli amici di quei quattro amici, i tre amici che staranno con me adesso questa sera. Vedete sulla vostra destra Daniela De Luca, che è un'artista a tutto tondo, è la cantautrice, è compositrice delle nostre due sigle di apertura e chiusura, e stasera sta qui al posto di... Vabbè, lei fa parte dello staff, chiaramente, ma sostituisce Roberta Di Rienzo, che potrebbe arrivare in un secondo momento. A seguire... Buonasera. Sì, a seguire Walter Vitale di 87tv.it. Buonasera a tutti. E poi Giulio Ceraldo Ceraldi del gruppo Ciuccio CiuccioMaglianapoli.com. Ok, quindi buonasera. Diciamo, buonasera. Quindi non so, Daniela, vuoi fare tu un saluto e poi partiamo? Sì, sì. Innanzitutto voglio dire buonasera a tutti quelli che ci seguono, che sono sempre tantissimi e sempre di più ogni settimana. E spieghiamo subito che ci sono dei nostri campioni, dei nostri amici che non sono ancora in collegamento perché hanno problemi con l'energia elettrica. Praticamente sono da ore senza corrente elettrica, quindi non possono per il momento stare con noi, ma li aspettiamo con ansia. Mi hanno detto, vi ho visti settimana prossima, con dei punti importanti, punti che avete anticipato a grandi trasmissioni televisive, e questo l'ho sentito con le mie orecchie, per cui veramente una trasmissione che va avanti con impegno, con professionalità e veramente con persone che sono tra di loro, si coordinano e però danno sempre degli spunti nuovi di discussione anche con gli amici di Facebook che ci seguono. Quindi veramente grazie a chi ci segue, grazie a te Vincenzo che ci dai l'opportunità di fare questa diretta, e grazie agli ospiti sia del nostro gruppo e quelli da fuori
che ci seguono e insieme faremo una bella serata. Quindi di che cosa parleremo stasera? Va bene, allora la prima cosa che diremo chiaramente è che abbiamo ritrovato il nostro profeta Walter Vitale, che praticamente si all'improvviso si è riaddormentato e ha cominciato a sognare di nuovo. E questo sogno ha prodotto degli effetti molto positivi, perché il suo numero è uscito sulla ruota, su tutte le ruote. Quindi il suo numero 34 è uscito su tutte le ruote. No, 34 ancora non deve uscire, uscirà domenica. Uscirà il 31, però tu già mi hai premesso che forse... Sì, però 34, dopo. Ragazzi, state tranquilli, 34. 34. Allora, che volevo dire? Sì, perché il nostro problema, innanzitutto io a questo punto gli procurerò un sonnifero particolare, nel senso che deve dormire, deve sognare, perché i suoi sogni corrispondono ai nostri. Perché corrispondono ai nostri? Perché noi ci siamo lasciati dopo che il Napoli aveva pareggiato a Roma contro la Roma 0-0. E dopo che è successo? Che il Napoli, dopo aver pareggiato a Roma, ha ottenuto due vittorie con Bologna e Salernitana. Specialmente allora con Bologna è stata una partita semplice, risolta 3-0, si è quantificato quasi nell'ultima parte di gara, però con la Salernitana, alla Reghi di Salerno, gli azzurri hanno conquistato la decima vittoria in campionato in 11 giornate e si sono aggiudicati il derby campano, primo in Serie A dopo ben 73 anni, senza Osimhen e Insigne, la capolista soffre, combatte e la spunta grazie a un tiro di sinistro di Zielinski. Allora, il giro, cominciamo da te, Walter. Ma allora, Vince, giusto due cosine, due appunti. Napoli vince in scioltezza in maniera sostanzialmente semplice contro il Bologna, perché il Napoli che ha fatto una prestazione mostruosa da grande squadra, è un Napoli che ha lasciato zero tiri in porta al Bologna e che dava la sensazione in qualsiasi momento di poter far gol. Per quanto riguarda invece la partita contro la Salernitana, io non direi che il Napoli ha sofferto. Chiaro che non è stata una partita brillante, diciamo che nelle ultime 3-4 giornate è la linea di tre quarti che sta avvenendo un pochettino meno, non ci sono più le giocate di inizio campionato, ma nonostante questo il Napoli riesce comunque sì a portare a casa il bottino pieno. Contro la Salernitana, magari se Zielinski dopo 10 minuti mette dentro quel pallone a due passi dal portiere, cambia la musica. Era logico attendersi una Salernitana ultra aggressiva, perché questa per loro è una sorta di partita della vita, è il loro personalissimo derby. Il Napoli ha fatto quello che doveva fare, ha tenuto botta e al momento opportuno ha fatto il gol e lo ha tenuto fino alla fine. La grande squadra, perché tu in un campionato di 38 partite non le puoi dominare tutte 38, non puoi vincere 4-0 tutte le partite, devi saper vincere anche quelle partite che sembrano facili ma che si mettono male durante lo svolgimento. Semplice. La grande squadra fa questo. Vince 1-0, non subisce gol, ne abbiamo subiti 3 in 11 partite, nelle ultime 8 ne abbiamo subito uno solo. Ragazzi, meglio di così credo che non si poteva fare. Poi, non lo so. Giulio. Vince, col Bologna il Napoli ha dato una grossa dimostrazione di forza. E non per copiare ciò che ha appena finito di dire l'amico Walter, insomma, ha dimostrato che di poter segnare veramente in qualsiasi momento. È stata veramente una partita dove il Napoli praticamente ha surclassato letteralmente la squadra avversaria.
Con la Salernitana i numeri dicono che il Napoli non è che poi abbia sofferto granché. Se vogliamo, l'unico vero pericolo, secondo me, è stato che poi alla fine Di Lorenzo è stato anche molto intelligente ad intuire che doveva andare vicino al palo, è stata quella punizione di Ribéry, ma oltre a quello non ricordo niente di particolarmente pericoloso. Per carità, onore per certi versi alla squadra di casa. A proposito, i miei colori sono così casuali, Casuali? ovviamente. È meglio specificare perché visto che insomma gli animi sono un po' surriscaldati purtroppo per notizie poco simpatiche Sì. che sono rimbalzate da Salerno, ma vabbè, questo è un altro capitolo. È meglio specificare. Io credo che il Napoli delle gestioni, delle prime gestioni, delle precedenti, chiedo scusa, gestioni, ciao Roberta. Buonasera, Eccola la nostra eccola first qua, è lady. arrivata. Io credo che il Napoli Ancora non ti vedo bene, qualcuno lo vede, qualcuno no. delle. A chi Io vedi, che credo, sfiggi? e con questo finisco, io credo che il Napoli delle precedenti gestioni l'avrebbe potuta tranquillamente pareggiare se non perdere la partita con la Salernitana, anche perché è innegabile che la mancanza di Osimhen e anche di Insigne, oserei dire, si è sentita eppure parecchio, perché il Napoli non è stato così sciolto là davanti come in genere è stato, ci ha abituato dall'inizio del campionato. Probabilmente va un po' rivista la posizione di Mertens, ma nello stesso tempo bisogna pure dar credito a sto ragazzo che evidentemente deve ancora entrare in condizione. Poi è una concatenazione di eventi, gli anni passano pure per Dries Mertens e quindi non può essere lo stesso dei record di qualche anno fa. E finisco qua. Allora, Allora Roberta, salutiamo benvenuta. Ma di che si parlava? Si Benvenuta. parlava per caso della Salernitana? Infatti, no, stavo parlando del Napoli e come sono andate le partite sia col Bologna che con la Salernitana, per cui tu dici subito il tuo pensiero. Purtroppo è tornata la corrente, ma la linea è un Ti po' sentiamo ballerina però. stasera. Vai, Voi ti mi sentite? Io sentiamo. poco, Sì. Io, no, Noi noi ti sentiamo. ti sentiamo Ok, ti molto bene, sentiamo quindi bene, vai. parla tranquilla, Ok, non c'è partita problema. con la Salernitana o col Bologna? Tutte e due. Dici il tuo pensiero su entrambe le partite. Allora, la partita col Bologna. Partiamo dalla Salernitana. La partita con la Salernitana è stata di una fatica mentale per noi tifosi terribile. Perché io mi aspettavo l'inganno in qualunque momento. Mi aspettavo il Napoli delle ricadute dei vecchi tempi. Invece ho visto il Napoli una grande squadra, mentalmente e anche tecnicamente. Perché poi non è vero che il Napoli ha fatto una brutta partita. Se andiamo a guardare i numeri, la partita l'ha fatta il Napoli. La Salernitana, diciamo, ha chiuso tutte le vie, ha cercato di chiudere tutte le vie, ma in campo c'era solo il Napoli, c'era il gioco fatto solo il Napoli, e io ho visto solo il Napoli. E poi ho visto una squadra, diciamo, neopromossa in Serie A. Va Non mi bene, sento più. no, Roberta. va Ah, bene. siete rimasti. Poi invece il Bologna è stata una partita vinta tecnicamente, secondo me, perfetta. Cioè, anche lì si è vista la squadra che aveva, anche se non c'era Spalletti. Secondo me, perfetta. Cioè, anche lì C'è uno si è strano vista la ritorno. squadra. C'è un Sento un ritorno. ritorno, ragazzi, perciò non vi sento bene. Qualcuno Ecco, c'ha allora. Facebook? Allora, o togliete tutte le applicazioni Facebook, eccetera, oppure Niente. interrompete i microfoni, spegnete i microfoni e li attivate quando dovete parlare. Mi Vai, sentite? Roberto. Sì. Col Bologna, appunto, ho visto una squadra con Spalletti nella mente, cioè non c'era bisogno di un tecnico lì che gli gridasse cosa fare. Cioè, il Napoli è una squadra con un
un cervello bello attivo ed è bellissimo vedere Napoli così, cioè io non vedevo Napoli così, come dire, padrone del campo, ma padrone proprio anche del campionato da tempi che non posso dire, perché vedo che tutto quadra, la tecnica, la tenuta fisica, la gestione della rosa, la mentalità in campo, il volersi aiutare fra i reparti, una difesa che finalmente si parla tra di loro. Per me io vedo tutto perfetto, l'unica imperfezione che vedo è sempre lì, sempre nelle direzioni arbitrali, sempre queste sbavature, sempre a dover combattere non soltanto in campo, ma anche fuori dal campo. E quindi fermo, perché sennò ti Sì, chiamano Gianni va Alzano. bene, ora ok, andiamo un po' più sul tecnico, diciamo così. E questo potrebbe essere anche un pensiero, un'obiezione, un qualcosa che potrebbe valere anche per le prossime partite. Abbiamo visto un Napoli con Mertens, allora, ritornare a un gioco così a possesso palla, un possesso palla, un gioco orizzontale, un gioco pure a ritmi abbastanza bassi e che ha prodotto poco o nulla, diciamo, cioè, ha prodotto quasi nulla. Mentre quando è entrato Petagna il tutto è migliorato di tantissimo. Tantissimo, e subito appena entrato abbiamo visto un Napoli molto più dinamico, molto più attivo, molto più attivo, molto più dinamico e che era palpabile la situazione, quindi che palpabile nel senso che ci si aspettava che magari avrebbe segnato e ha segnato. Allora, domanda a voi, che facciamo? Cioè, no, che facciamo? Che dovrà fare secondo voi Spalletti? Puntare ancora su Mertens che abbiamo visto per ora ancora è il lontano parente del Mertens che fu. È come se non ha più quella, diciamo sì, quella da queste poche uscite che ha fatto, non ha più quella foga, quella cattiveria agonistica, quella determinazione che aveva prima. E quindi con Mertens restiamo col gioco, col possesso palla, col gioco orizzontale, eccetera, eccetera, o dovrà cominciare a inserire stabilmente Petagna, almeno fino a quando Osimhen non ritornerà. Parto da Walter, chiedo scusa, sì, parto da Walter, vai. Ma guarda, Vince, la risposta è molto semplice. Mertens per ritornare in forma ha bisogno di minutaggio. Che significa che deve giocare? Non ce n'è, un giocatore recupera la condizione quando gioca, non quando è seduto in panchina. È chiaro che questo Mertens è lontano parente del Mertens che conoscevamo noi. Però noi sappiamo che a gennaio, per un mese Mertens dovrà guidare l'attacco, il che significa che noi dobbiamo arrivare a gennaio con Mertens al top della condizione. E quindi lo dobbiamo rischiare, deve giocare adesso, inserire Petagna nell'ultima mezz'ora, nel secondo tempo, magari se la partita si mette meglio, oppure non inserirlo proprio se la partita è facile, in scioltezza. Ma Mertens in questo momento ha bisogno di incamerare minuti nelle gambe, ha bisogno di fare contrasti, ha bisogno di riprendere i calcioni, ha bisogno di prendere confidenza con il campo. È chiaro, Giulio diceva l'età passa, l'età avanza anche per Mertens, però ragazzi, Mertens non è tanto attempato, ci sono ragazzi di un'età superiore alla sua, vedi Ibra che ha la mia età, 40 anni, solo 2 giorni di differenza tra me e lui, e continua a fare la differenza. Il vantaggio è che il campionato italiano tecnicamente è di bassissimo livello e quindi anche un giocatore in là con l'età può fare ancora la differenza. E quindi non mi, cioè, mi ripeto, ma in questo momento deve giocare Mertens, anche se da quello che mi risulta Osimhen sta bene ed è per la gara col Verona è tranquillamente recuperabile. Sì, dopo ne parliamo, c'è anche il parere di De Però Nicola. sì, vabbè, Vince, però il parere di De Nicola, perdonami, io non voglio entrare in polemica con il dottore, però tu non puoi dare un parere se non vedi le lastre. Perché mo qua danno No, tutti poi lo quanti i leggo, lo pareri. ascolto.
No, 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 no. Senza. È diversificato, comunque lo leggo dopo. Lo so che sa sarà anche diversificato, però quando poi si fa il titolone, De Nicola, due punti, Osimhen rischia l'infortunio lungo. Sì, io voglio capire, ma io da dottore non posso fare una diagnosi se non visito il No, ma non malato. ha detto questo, non ha detto, anzi, guarda, a questo punto, no, facciamo, concludiamo prima il giro, perché sennò ci imbrogliamo. Allora, discorso Osimhen, teniamolo accantonato fra 2 minuti, vai. E quindi no, no, io ho finito dicendo che per me deve giocare Mertens perché deve recuperare condizione fisica. Allora, Giulio, che ne pensi? Vince, allora io prima dicevo che poteva essere come ipotesi, ma non è che dico, anche perché giustamente, come ha appena finito di dire Walter, io non c'ho le lastre di niente e non c'ho ovviamente Dries Mertens davanti agli occhi tutti i giorni, non sto a Castelvolturno, quindi solo Spalletti sa effettivamente in che condizioni sta Ciro Nostro. Io credo che l'attacco sia l'ultimo dei problemi del Napoli, è solo una questione che il tecnico, a rischio di essere noioso, mi ripeto, lui sa quello che deve fare perché appunto a Castelvolturno ci sta lui tutti i giorni e ha dato dimostrazione di saperci fare, insomma, se stiamo dove stiamo, secondo me è soprattutto merito suo. Io credo che ci sono varie soluzioni, si può dare minutaggio a Mertens, però lo si può far giocare come una volta si diceva fromboliere, adesso si dice sottopunta. Una volta si chiamavano frombolieri, negli anni 80, negli anni 90 si chiamavano frombolieri. Perdonami Giulio, ma allora la cosa fondamentale, quello che è stato detto, ne ero distratto, non so se l'ha detto Walter, se l'hai detto tu prima, il problema è gennaio, quindi il Io Spalletti, stavo sì, arrivando. ah vabbè, allora Sì, scusami, no, no, Spalletti volevo dire, per esempio, un altro esperimento che si potrebbe fare, perché qualche volta ci ha giocato eppure con discreti risultati, perché lui di testa è molto forte, anche se è piccolino, ma ha un bello stacco e poi è molto veloce. Si potrebbe tentare con Lozano falso 9, per esempio, falso 9, per esempio, molto, molto mobile davanti al fronte d'attacco. E con Insigne sulla sinistra e Politano sulla destra, per In esempio. questo, in questo caso Lozano abbiamo visto che riesce a fare abbastanza bene quel ruolo, cioè abbastanza bene, discretamente quel ruolo se si gioca di contropiede però, eh. Sì, ma perciò voglio dire, le soluzioni ce le abbiamo, ringraziando Dio, quest'anno abbiamo una squadra talmente forte che ci possiamo permettere il lusso di giocare con le pedine a spostare come se fosse un subbuteo. Cioè, prendiamo, togliamo, mettiamo. Io credo Anche che. perché Giulio, scusami se Sì, ti interrompo, prego. fortunatamente quest'anno il Napoli non è legato a un canavaccio tattico preciso, No, quella è la mia identità e e quello è. meno male. Spalletti giustamente riesce a cambiare in base alla soluzione, quindi è chiaro che il Napoli ha più frecce al proprio arco proprio perché c'è un allenatore che è molto più flessibile sullo schieramento e sul sistema iniziale. Sono pienamente Quindi. d'accordo. Quindi, se ho capito bene, a voi diciamo non fa paura sto fatto di gennaio che No, a vanno via alcuni calciatori, me come no. dicono gli altri. Daniela, allora guarda, a questo punto, visto che parliamo di gennaio e parliamo di Coppa d'Africa, è bellissima sta cosa. Quali sono le squadre che stanno in questo momento dominando il campionato in Serie Napoli A? Noi, e Milan. il Milan. Napoli e Milan. Ok, il Milan perderà il centrocampo titolare, che sì, è Bennacer, perché vanno in Coppa d'Africa. Ah, quindi Quindi avranno siamo gli stessi problemi sullo nostri. stesso Sì, piano. dovremo, aspetta, altro dovremo vedere perché fino a gennaio c'è anche tempo, dovremo vedere se ci sarà l'inserimento dell'Inter, cioè se l'Inter Sì, però recupererà quello. vince, allora diciamo, mettiamo che l'Inter si inserisce, ok? Ora, se Napoli e Milan arrivano a gennaio con 5, 6, 7 punti di vantaggio sull'Inter, non è che il Napoli perde Koulibaly, Anguissa e Osimhen e diventa una squadra scarsa. Infatti. Il Napoli può fare tranquillamente i suoi punti, magari l'Inter riesce a recuperare 3 punti, 4 punti, ma tu resti comunque in vantaggio. Lo stesso problema che ha il Napoli lo avrà il Milan, che perderà in un solo colpo il centrocampo titolare. E perdere Kessié e Bennacer non è una cosa, se, anche perché dovranno far giocare Bakayoko titolare. Quindi voglio dire, Hai non è. detto tutto. Quindi non è proprio bellissima sta cosa.
Roberta, sentiamo parere, dici? Sentiamo appunto il parere di Roberta, dai. Ecco qua. Allora, per quanto riguarda Mertens, io sono d'accordo con Walter. Per me Mertens deve cominciare a prendere confidenza col campo, confidenza col pubblico, deve gasarsi, perché è un giocatore che ha bisogno di essere, a parte di tecnicamente, insomma, di lavorare, ma ha bisogno di gasarsi, quindi ha bisogno del contatto con il Prato. Mi rifaccio anche alle parole che ha detto Spalletti, proprio perché sono convinta che sarà Mertens la scelta in sostituzione di Osimhen, quando ha detto, insomma, ci è mancato un po' di qualità sotto porta. Perché la qualità? Perché appunto Mertens era quello che doveva dare un po' di insomma, oltre alle angolazioni, doveva dare un po' di qualità, però giustamente viene da un infortunio, ha bisogno di carburare e di riprendere il campo. Poi, per quanto riguarda le soluzioni, io partirei sempre con Mertens punta, o falso 9, punta, quello che è. E Lozano non lo sposterei dalla, insomma, dalla destra, perché Lozano, insomma, se c'è una buona qualità, se Mertens riesce ad entrare anche al 30, al 40% di quello che era prima, insomma, secondo me vedremo anche un altro tipo di Napoli, diverso da quello che stiamo vedendo adesso con Osimhen, che attacca molto la profondità. Come hai detto prima tu, possiamo giocare anche di ripartenze. Insomma, sono tante le soluzioni, io non mi preoccuperei, anche perché quest'anno, mai come quest'anno, abbiamo una rosa abbastanza, cioè, di qualità, veramente di qualità, e soprattutto una rosa che Spalletti sta gestendo in maniera, secondo me, ineccepibile, perché sta facendo fare minutaggio ad Elmas, Petagna, Demme, un po' alla volta li sta inserendo tutti quanti. Quindi, secondo me, non dovremmo avere grossi problemi, come dice... Anche perché secondo me adesso non ce n'è bisogno ancora proprio di tutta questa forza in campo da parte di Mertens, però quando poi non ci saranno gli altri, io penso che esca fuori proprio la sua forza, proprio per il discorso che sta facendo Spalletti in questo momento e come sta mettendo il Napoli in campo, non solo come calciatori ma anche mentalmente. Cioè, sta andando... Poi dobbiamo recuperare Manolas ancora... È un altro discorso, non so se male è già quasi recuperato. Quindi ragazzi, rientra anche Manolas, e poi abbiamo visto Zanoli che, insomma, ha avuto un bel impatto con la Salernitana. Mi sono andato a tirare fuori il calendario di Napoli, Milan e Inter in quel di gennaio. Allora, prima partita di gennaio, quando ovviamente gli africani non ci saranno e quindi l'Inter avrà ipoteticamente un certo vantaggio su Milan e Napoli, si comincia con Juve-Napoli, Milan-Roma e Bologna-Inter. E quindi pure il Milan dovrà affrontare la Roma e non è niente male. La giornata successiva c'è Inter-Lazio, Napoli-Sampdoria e Venezia-Milan. E qui l'Inter comunque gioca con la Lazio e non è una partita propriamente facile. La giornata successiva è Atalanta-Inter, e quindi l'Inter non è che va a fare una passeggiata a Bergamo, Bologna-Napoli e Milan-Spezia. Poi ancora Inter-Venezia, e qui è facile, Milan-Juventus e Napoli-Salernitana. Dopodiché ritornano gli africani. Ergo, se Sparta piange, Atene non ride. Peraltro la Juve deve recuperare. La Juve dovrà recuperare. Ascoltate, per favore, chiaramente. Io non mi trovate molto d'accordo su questo punto, perché stiamo vedendo che il calendario, le partite scritte, insomma, le partite prima che si giochino, hanno tutto un'altra considerazione. Poi si va sul campo e ci sono risultati incredibili. Quindi i calendari... Questo è il calcio, vince. Appunto, quindi non possiamo, secondo me, non possiamo riferirci a un calendario che poi, ripeto, il Milan potrebbe avere tutte partite difficili e poi magari volevo dire il fatto, Vince, è inutile star qui a dire a gennaio la Coppa d'Africa, perché la Coppa d'Africa è una cosa che non toccherà solo il Napoli, toccherà anche la nostra
prima rivale che è il sì, Milan, però, è una cosa che noi conoscevamo, sì, eravamo a conoscenza in Europa, però, tutti Walter, permettimi, al Napoli, alla Milan mancheranno due elementi importanti del centrocampo, è vero, ma al Napoli mancherà tutta la spina dorsale, capisci? Ma guarda che il centrocampo del Milan è il reparto che funziona di più. Togli Bennassarra e che sia al Milan, sono costretto a giocare con Bakayoko titolare, vince. Giocare con Bakayoko titolare, noi sappiamo quello che può produrre. Noi abbiamo giocato con Bakayoko titolare. Considera che Bakayoko fisicamente ancora non è al top perché sta ancora in convalescenza. Cioè, arriviamo prima a gennaio, vediamo come ci arriviamo e poi magari analizziamo le partite di gennaio. Sì, prima sì. Di arrivare a gennaio abbiamo un ciclo dopo la sosta nel quale dovremo andare due volte a Milano, prima con l'Inter e poi col Milan, la Lazio e l'Atalanta. Quindi prima di arrivare a gennaio preoccupiamoci di quello che abbiamo adesso. Arriviamo a gennaio nel migliore dei modi e poi, come dicono a Cambridge, Dio pensa. No, ma allora... poi infatti voglio dire, Walter, alla fine, cioè, che ci piaccia o no, succederà. Cioè, quindi ce ne facciamo una ragione una volta e per sempre e andiamo avanti. No, ma anche Giulio, pensa un po' il Liverpool che perderà Salah e Mané. E allora due terzi devono fare Caratini, Sanacir. Vabbè, allora, i problemi del Napoli attualmente, ora pensiamo a quelli attuali. Innanzitutto sì. Faccio una premessa, prima di riparlare di De Nicola, di Osimhen, eccetera, eccetera, vi do una citazione di quello che ha detto Antinelli, che è un giornalista della RAI. E non so se concordate, ha detto: se il Napoli domenica contro il Verona non subisce gol senza Koulibaly, allora davvero può competere per lottare per lo scudetto. Innanzitutto su questa citazione, che ne pensate? È davvero, cioè, a parte che io personalmente credo che una gara non fa testo, perché una gara solo magari Ramani con Jesus, che penso giocherà con Jesus accanto, faranno la partita giusta, anche se poi il Verona gioca, cioè, diciamo così, gioca in un altro modo, con pressing, non è che verticalizza su una prima punta, quindi non lo so. Parliamo di questa affermazione di Antinelli e poi quello che ha detto De Nicola. Walter. Guarda, a me fa ampiamente piacere che nessuno creda ancora nel Napoli, mi fa piacere che bisogna arrivare alla 12ª giornata a vedere se il Napoli subisce gol dal Verona, se è competitivo o no, come se 10 vittorie e un pareggio in 11 partite non facciano assolutamente testo, non è successo niente, è tutto a posto. Antinelli diceva il Napoli finora ha subito solo 3 gol, ma ha giocato con Koulibaly. Perché il Verona la chiave di volta del campionato. Ecco. bravo, dice, certo. Dice domenica Koulibaly non giocherà, quindi questo è quello che c'è dire. Manolas, che non è l'ultimo pippone. Che Manolas, Antinelli è tifoso della Roma. E Manolas, fin quando era alla Roma, per i tifosi della Roma era il miglior centrale del mondo, improvvisamente è diventato una scartina. Voglio dire, Manolas e Rachmani non mi sembra tanto una coppia difensiva proprio di bassa lega. Tra le altre cose, io vorrei ricordare che quando non si subiscono gol, non è solo la difesa in sé per sé, non sono solo i due centrali, ma è il movimento di squadra. E non è che devo ripetere sempre le stesse cose. Cioè, è vero, ci saranno interpreti diversi, ma mancherà solo uno, il resto della squadra sarà la stessa, conoscono bene i movimenti, magari potremmo concedere qualche occasione in più, perché magari una palla in profondità non ci sarà la solita scivolata mostruosa di Koulibaly che recupera il pallone, ci sta. Però voglio dire, non è che mo dobbiamo aspettare il Verona per capire se il Napoli è competitivo o no, come se quello che abbiamo fatto in queste 11 domeniche non fosse mai esistito. Cioè, ma poi credo pure che sia l'allenatore che gestisce, sapendo che non c'è qui il calciatore, quindi penso che gestirà la cosa, no? Meglio che non sicuramente la cosa del Napoli siamo sempre sott'acqua e non ce ne importa proprio, poi se ne accorgeranno alla fine. Va bene, infatti sono d'accordo con Walter. No, anche perché il Verona da Busca secondo me ci aspetta la Italia. Ci sta tirando i piedi dall'inizio del campionato e questa affermazione di Antinelli non si discosta dal mio pensiero. Ci stanno tirando i piedi
dall'inizio. E allora, secondo me, stanno proprio fremendo. Non voglia Dio scappa una sconfitta che non sarebbe la fine del mondo, ma non deve ovviamente succedere. Ma non sarebbe la fine del mondo, ma non deve succedere. Ma ripeto, non sarebbe la fine del mondo. Io mi immagino i titoloni, soprattutto Gazzetta. Giulio, la vuoi sapere una cosa? Napoli deve arrivare a 40 punti per salvarsi. Dai, Walter, che ti dice che resteranno per molto tempo nella loro stanzetta con la faccia rossa e la vena ingrossata, perché non perdiamo, è inutile che fanno, non perdiamo. E se lo dice Walter, non perdiamo. Va bene, allora io unisco per gli altri, unisco quello di Antinelli a quello che ha detto De Nicola. De Nicola, ex rappresentante responsabile dello staff medico del Napoli, ha detto: Osimhen può recuperare per la gara col Verona. Fastidio dal polpaccio è una scocciatura, bisogna capire quando gli dia fastidio. È rara la lesione del muscolo in un giovane. Io non potrei, dice, scusatemi un attimo, allora, è rara la lesione del muscolo in un giovane, io non lo schiererei però, finché ha dolore deve stare fermo, secondo me per domenica ce la fa comunque, Manolas, domenica inteso quel Verona, Manolas, l'allenamento della prima, prima della convocazione è decisivo. Allora, che ne pensate partendo da Giulio questa volta? Dai. Vince, io penso che in questo caso il problema è la comunicazione e non è un problema che tiriamo fuori oggi, ma lo tiriamo fuori da tanto tempo. I giornalisti non possono andare, non vanno a Castel Volturno, le conferenze stampa sono sempre molto sotto controllo. Diciamo c'è sempre questa distanza, non i tesserati difficilmente fanno dichiarazioni, compreso lo staff medico e tutte queste cose qua. Allora giustamente tra virgolette, cosa fanno i palinsesti delle radio, delle televisioni? Allora devono andare a scavare quello che gli può dare il parere, perché giustamente stiamo sempre là, loro devono riempire i palinsesti e di qualcosa si dovrà pur parlare. Allora chiamano l'ex medico sociale del Napoli, che è un grandissimo tifoso e che sono sicuro che cerca sempre di muoversi diciamo in modo molto corretto, senza diciamo pestare i piedi al collega che diciamo è titolare dello staff medico del Napoli. Però è un campo minato, perché ogni volta che fa affermazioni di tipo ovviamente attinente alle sue, diciamo, alle sue capacità, alle sue specializzazioni, rischia di ingenerare nei tifosi i dubbi. Ma allora lo staff medico del Napoli è all'altezza? Ma che stanno combinando? Ma che stanno facendo? Ma chi se ci va in Nigeria? Cosa così? Allora, purtroppo, tutti questi silenzi ingenerano, come al solito, chiacchiere. Se la SSC Napoli, che tutto sommato sta andando a gonfie vele sul campo, parlasse un attimino di più, si facesse vedere un po' di più davanti alle telecamere, si presentasse un po' di più davanti ai microfoni, ecco, tante congetture non nascerebbero proprio. Pienamente d'accordo, Giulio. Non verrebbero nemmeno interpellate. D'accordo al 100%. Che non ha fatto scusate. C'era Roberta che voleva... Sì. Daniela, io... Giulio ha detto semplicemente quello che volevo dire. Io conosco bene il dottor De Nicola, ho avuto anche il piacere una volta di intervistarlo proprio subito dopo il suo... insomma, dopo aver lasciato il Napoli. E quindi abbiamo parlato anche della questione Gulam. È una persona, il dottor De Nicola, una persona professionalmente molto onesta, e quindi giustamente a domanda risponde, ma giustamente risponde anche: bisogna vedere che dolore sente il ragazzo al polpaccio, nel senso che queste congetture, come dice giustamente Giulio, noi da qua dall'esterno, cioè, e sono chiacchiere inutili secondo me, perché giustamente ci sono delle persone addette a valutare determinate cose, quindi non è che perché lo dice De Nicola è legge, lo dice lo staff medico, non, insomma, mi sembrano chiacchiere inutili anche dal
anche dal punto di vista proprio dello sport, perché noi non siamo medici, non siamo tecnici, possiamo giudicare la prestazione di un giocatore, ma certamente non possiamo permetterci di giudicare ciò che ancora non è stato fatto su un giocatore, insomma, metterlo o non metterlo, schierarlo o non schierarlo. Certamente queste sono decisioni che prenderà chi di dovere e chi è pagato per farlo, cioè chi si prende le responsabilità, non uno dall'esterno che può dire una sua idea, ma giustamente perché gli è stata chiesta, non perché vuole essere maestro in cattedra. Questo volevo dire. È controllato ogni giorno dallo staff medico del Napoli, credo che sappiano in realtà quello che abbia il ragazzo. Giulio ha ragione al 100%, ha ragione da vendere. Sarebbero serviti 100 minuti di applausi per quello che ha detto. Purtroppo il Napoli non comunica, e quindi non comunicando dà adito a determinate situazioni. Purtroppo è così. Ma il Napoli non comunica non da oggi. No, ma infatti è un l'unico che comunica avanti. L'unico che ha comunicato fino adesso un pochino, che veramente ha fatto una buona comunicazione, è stato proprio Spalletti. Sì, bravo. Anche se a Spalletti darei un consiglio, però. Quale? Perché sto notando nelle ultime uscite del Napoli hanno trovato un pochettino il nervo scoperto e lo stanno facendo innervosire sempre sulla domanda Insigne, perché è contratto, perché un consiglio che darei proprio come se fossi un fratello. Non rispondere. Però perché se lui dire, Walter. Vabbè, sai che cosa? Se lui si innervosisce in quel modo è facilmente attaccabile. Walter, io ho notato molto imbarazzo anche in studio dopo che lui ha avuto questa apertura, cioè sono stata zitta. Non lo hanno. Ma è chiaro, ma scusa, Marcolin che a DAZN fa la domanda, io Insigne lo avrei fatto entrare. Hai capito, Dario? Ma tu non stai a Castelvolturno. Non è che Spalletti non fa giocare Insigne per qualche motivo. Allora, queste certe cose vanno bloccate, secondo me, sul nascere. Scusate, lì ha sbagliato in conferenza, io l'ho sentita. L'intervista che hanno fatto a Spalletti nel prepartita e Spalletti praticamente ha dato pane per i denti di questi signori qui. Spalletti ha parlato di Insigne perché gli hanno chiesto perché Insigne non avrebbe giocato, e Spalletti invece di trovare la vera risposta ha detto voi sapete all'interno ci sono dei problemi lui ha spiegato prima il perché non giocava Insigne, lui l'ha spiegato in quel frangente si sono attaccati tutti a quella dichiarazione, ha detto Spalletti è un problema che ci intendiamo noi nello spogliatoio, è un problema non ha detto è un problema tecnico, non ha detto è un problema dei Insigne che ha qualche piccolo fastidio muscolare, io ho visto tutta la partita e subito dopo io non mi stacco dal televisore perché mi sento prima che iniziasse la partita. Sì, giù da zona, infatti sono stati perché l'ha detto, lo ha spiegato, ha detto eravamo incerti, non sapevamo come si metteva la partita, in base a come si metteva la partita decideva se giocarono, però era un rischio, l'ha detto chiaramente. Questo dopo, però io prima, ti ripeto. Certo, non lo può dire prima, come fa a dirlo prima se non l'hanno deciso? Anche io
Beh, io sono rimasto un po' interdetto per quello che ha detto Spalletti, sono rimasto così di Ah, io stucco. no, invece, non si E sbaglia una cosa proprio. credimi, davvero, lo dico qui tra amici, pensavo anche io che fosse, come l'ha detto Spalletti, fosse stato un problema, una punizione verso Insigne per qualcosa. Ha detto praticamente, poi dopo te le ritrovo questo virgolettato e te lo mando, ma te l'hai detto prima, perché sai che DAZN, prima che inizia la partita, intervista i due allenatori, ma intervista per 3-4 minuti. E lui ha detto, niente, voi dovete capire, puntini sospensivi, che ci possono essere anche dei problemi, nello spogliatoio tra noi a livello organizzativo, a livello di altre cose. Che ha fatto No, però lui ha intendere. parlato, aspetta, Vincenzo, non ha detto problemi di spoglio, ha detto situazioni interne. Bravo, Perché si situazioni interne. sono parlati, lo ha detto, loro si sono Esattamente, parlati. esattamente. Lui ha Insigne voleva detto, Insigne ha giocare. detto, io ce l'ho il dolore, però mi voglio sacrificare. Se corna facendo la situazione si mette male, sono disposto a rischiare e a scendere. E lui ha detto, Spalletti, ok, tu ti siedi nel frattempo in panchina e vediamo come va la partita. Però io non ti voglio rischiare perché mo abbiamo un tour de force. Questo è stato. Esattamente, Quindi ha esattamente. fatto le sue valutazioni, ha fatto i suoi cambi ed è Spalletti è un grande perché immediatamente, appena fatto il cambio, immediatamente siamo passati in vantaggio. E quindi si è rasserenato anche Insigne, non è voluto più entrare, non è più entrato. Cioè io non ci vedo nulla. Quando poi Marcolin, come cavolo si chiama, va a fare un commento del genere. Ma è normale che gli si girano a mille e dopo che lui l'ha spiegato Sì, bene quattro. però Roberta, guarda, ricollegandomi a quello che diceva prima Walter, sappiamo pure che l'ambiente è quello che è, e voglio dire, mo non voglio fare il populista perché non, è un vestito che non mi calza, però voglio dire, stiamo parlando di un ambiente, quello della Serie A, che come altri ambienti come la Liga in Francia, e ancora meglio la Liga in Spagna, la Premier League, la Bundesliga. Cioè, ci gira gente che ha i soldi. Voglio dire, lo show business del calcio si basa anche su queste cose qua. Ti posso assicurare che anche qua, nel dopo partita, se ecco, voi per esempio, l'allenatore che è stato licenziato ieri dal Tottenham, durante le ultime sconfitte, se tu vedevi le interviste, sempre con molto garbo, per carità. Però domande molto, molto, hai capito? Non gli risparmiavano i colpi, perché giustamente, cioè, ma tu fai l'allenatore del Tottenham, non è che stai facendo l'allenatore del pizzichettone. Se il Tottenham non è Hai performante, detto se bene, è normale, verrà cambiato. Giulio, hai detto benissimo, ma il Napoli è prima in classifica. Sì, Il ma Napoli. lo vale per la sconfitta, vale anche per il discorso che Insigne è il capitano, tutte queste cose qua. Allora, quello che ha detto Walter, tutto sommato, secondo me, poi non è che è campato in aria, perché se dai certi tipi di risposte, poi in un modo o nell'altro ci sta chi ci Lui non rimanerà può sopra, perché sentirsi dice: ah, che qua hai condizionato. toccato il nervo perché ti sei incazzato perché qualcuno ha detto la Ma sì, parolina. ma perché stanno? Perché non è possibile che non è possibile che prima di una partita si deve parlare sempre e continuamente del contratto di Insigne. Però Ci sarà Robè, visto pure. che tu, però Ma Robè, fa parte del perdonami, visto che gioco, tu che sei una fa? persona, visto che tu Spalletti e tu comunicazione del Napoli siete persone pensanti. Sapete che questi vi fanno questa domanda? All'atto della domanda sul rinnovo di Insigne, dici prossima domanda, prego, e basta. Anche Brava, perché. ma non ci sta, non abbiamo un'organizzazione che possa fare questo. Questa è Quale la pecca del organizzazione? Tu Napoli. semplicemente non rispondi, dice no comment, vai, andiamo Basta, alla prossima. esatto. Se vogliamo parlare di Che altro, poi se una vogliamo risposta, parlare di altro. scusate, che poi una risposta che danno tanti allenatori Appunto, a domande perciò. scomode Alimenti dicono. ancora di più, alimenti ancora di più. Però Secondo Robè, il me. problema, sai Ma è qual è? una Che cosa che si Spalletti. autoalimenta, Roberta, in Allora, ogni Robè, caso. Spalletti è già fumantino di Secondo suo me e non Spalletti ci. dicendogli quelle paroline dolci, mi avete rotto e non mi fate più, No, perché non vi parlo vogliamo più. scommettere. No, e ti dico subito, vogliamo scommettere che rifaranno la stessa domanda, perché piace provocare il soggetto facilmente infiammabile. Ok? Noi dobbiamo vincere lo Senti, io ho scudetto e per visto. vincere lo scudetto, Robè, c'è bisogno anche di estrema calma
e tranquillità, non dobbiamo cadere in nessuna provocazione, manco in quella stampa, perché quello vogliono. Quindi domanda sul rinnovo di Insigne, un bel sorriso. No, ma non l'hanno fatto stavolta, no? Ripeto, non ha, loro, io sono, allora come dice, loro gli sono... hanno insinuato allora... che questa, che il non, diciamo, la non titolarità di Insigne alla partita fosse dovuto ad un provvedimento, ad un rimprovero, la decisione di Spalletti. Però Spalletti non deve dire per forza tutto quello che è la verità, può anche non rispondere. Voi volete pensare questo? Pensatelo. Però scusatemi, Walter, io poi la ritroverò, non l'ho persa quell'intervista. Quando un allenatore dice sono problemi interni, quelli interni ti dà adito, anche se non dovrebbe, ma ti dà adito a poi dopo a pensare e farci su titoloni, articoli, analisi varie di vario genere. Quindi come invece avete detto giustamente, non si deve prestare Spalletti a questo gioco qui. Nel senso, Insigne non gioca, fanno la domanda, Insigne no, non gioca, c'è qualche problema. Non gioca perché non so. Vincenzo, ma se risponde in questo modo, apri di cielo, cioè qua veramente qualsiasi cosa è motivo lui è venuto a Napoli con la nomea di ammazza capitani. Esatto. Cioè, se lui fa queste cose, comincia a dare adito alla gente che sta facendo fuori pure Lorenzo Insigne. Sì, però la risposta che ha dato dopo a fine partita, se l'avesse dato prima, cioè Insigne ha avuto qualche problemino, ma piccolo, lieve, non l'abbiamo voluto rischiare, nel caso ne avessi bisogno lo manderò in campo. Insomma, sarebbe stato forse un po' diverso. Ma non ha potuto dire questo perché la cosa evidentemente era ancora in fase di decisione, cioè erano ancora incerti. Secondo me non si dice. Roberta, io lo so, io l'ho detto per rispondere, perché poi dopo si sono innescate tutte quelle polemiche un po' anche durante la gara, durante la telefonica. Ma scusami, dopo la partita. Vincenzo, ma ti sei dimenticato che già dall'inizio la prima partita, sempre Sky, non so se Sky o DAZN hanno detto, abbiamo visto una leggera frizione tra lei e Allegri, ma ve la ricordate questa cosa? Cioè è un continuo attaccare, evidentemente si sarà rotto quelli che lui ha nominato, ha detto non me li dovete più rompere perché avete esagerato. Sai perché attaccano sempre lui e non attaccano Pioli? Perché Pioli non li risponde mai, lui li risponde sempre, quindi è meglio non rispondere. Bravo, è quello che dicevo io. Pioli è un muro di gomma, se ne fotte proprio. Esatto, perché allora Spalletti riesce a gestire Spalletti bene. È toscano, ragazzi. Allora Spalletti riesce a gestire bene queste situazioni, ma le gestisce bene parlando. Non è il muro di gomma a cui faceva riferimento Giulio, chiaramente, e forse dovrebbe diventarlo il muro di gomma, perché se no si scriveranno romanzi su Napoli. Vabbè, comunque torniamo. Ma vi siete dimenticati che anche Ancelotti, che era un tipo calmo, serafico, eppure a lui gli hanno fatto girare, gliele hanno fatte girare ampiamente, eppure lui ha dato... lo so, vabbè, ma che c'entra? Quello ha fatto alla fine, là non sapremo mai come chiuderà a finire, però in ogni caso anche lui ha perso, anche lui la pazienza. Vabbè, come è andata a finire con Ancelotti lo sappiamo tutti, e che facciamo finta di non saperlo. È bravo, ci piace fingere che non sia accaduto, ma in realtà è successo, quindi punto, lo sanno tutti quello che è capitato. È inutile che ci ritorniamo sopra a cose di 3 anni fa. Va bene, parlavo di Ancelotti come persona, autorevole, tranquilla, calma, anche lui si è spostato un po'. Allora, giovedì ci aspetta questa benedetta partita con Legia Varsavia. Nel Napoli quasi sicuramente non partiranno Manolas e Malquit. Uno si è fatto male al gluteo, lesione di basso grado, e l'altro, il francese, che sarebbe Malquit, ha rimediato una distrazione al soleo sinistro.
Gulam non è nella lista UEFA, quindi è fuori dalle scelte, restano praticamente restano Ramani, restano Di Lorenzo, Ramani, e eccetera, eccetera, eccetera. Poi vediamo un poco, oggi sono ripresi dalle gli allenamenti dopo il successo con la Salernitana, il Napoli ha ripreso gli allenamenti, gli azzurri hanno preparato il match con il Legia Varsavia in programma giovedì in Polonia per la quarta giornata alle 18.45. Insigne e Onas hanno svolto l'intera seduta con la squadra. Osimhen ha svolto un lavoro personalizzato in campo, ma Quinto ha fatto un lavoro personalizzato in palestra e piscina per Manolas. Quindi si evince, se queste cose sono vere, si evince che praticamente giocherà la coppia Ramani Jesus in difesa, perché no, vince in Polonia giocherà Koulibaly, credo, che è squalificato in campionato. Non c'è nessun problema. Ah no, giusto, io pensavo al Verona. No, Koulibaly. Comunque praticamente Manu Quinto ha fatto un lavoro personalizzato, piscina per Manolas, quindi a breve rientrerà. Posso aprire una piccola parentesi su Koulibaly? Sì. C'è la bella notizia oggi che ha avuto solo una giornata di squalifica. Ma era chiaro che avesse avuto solo una giornata? Giuro, perché visto mai. No, non è comportamento violento. Cioè, no. Per il fallo violento ci sono le due giornate. Lì è una piccola trattenuta che, diciamo, anche lì siamo al limite, perché quella è un'espulsione da nel senso che Simi il pallone non lo può raggiungere. Ma Stradea ha sanzionato la Salernitana con un'ammenda di 4.000 euro appena per avere i suoi sostenitori all'inizio della gara lanciato nel recinto di gioco due accendini. I cori e che altro non li ha sentito nessuno. Un turno di stop per il difensore. Nessuno aveva una 500 lire. Il difensore del Napoli Koulibaly per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione di rete. Allora facciamo parlare pure Daniela. Non so se tu hai visto. Sì, non ti sentiamo. Stavo leggendo chi ci salutava. Ecco, distratta, ho capito. I saluti. Da Gennaro Pepe e Alfonso Criuscuolo ci salutano. Sì. Allora, non so se tu hai visto la partita, sembrava per la tifoseria salernitana, sembrava che si stesse giocando la partita della vita. E praticamente, diciamo che sono a livello di tifo, sono andato forse un pochino sopra le righe, sono stati pure degli incidenti, eccetera, eccetera. Però mi spiego quello che non mi spiego, che si dà 4.000 euro di multa, perché l'accendino l'hanno visto, l'accendino in campo l'hanno visto, i cori non li hanno sentiti, tutto il resto non l'hanno visto e non l'hanno sentito. Che ne pensi? Ma io non riesco proprio a capire. Perché io già dico la verità, per me ogni sport, non solo il calcio, ma se vi ricordate ho fatto le competizioni di danze latinoamericane, per me lo sport già deve essere una sana competizione, perché anche per quello che diamo ai nostri figli come insegnamento dovrebbe essere tale. Però capisco anche che quando ci sono partite tra Juve, Milan, eccetera, eccetera, purtroppo tra nord e sud non è solo un fattore più calcistico, ma purtroppo abbiamo visto in estate che anche per affittare una casa abbiamo trovato cartelloni non ai napoletani e non agli africani, ad esempio. Per cui ci sta sta cosa, ci sta che ci offendono. Non c'è, non ci dovrebbe essere, già fa pena sta cosa anche tra nord e sud, perché siamo l'Italia, siamo tutti cittadini italiani. Però Daniela, quello che... l'assurdo è parlare la stessa lingua e odiarsi fino a questo punto. Lo so, però guarda, più di te nessuno lo può dire, tu sei di Napoli e abiti a Milano. Noi napoletani non siamo cattivi, a parte chi anche tra di noi c'è stato il cattivo, il buono, insomma. Però di indole il napoletano va d'accordo con tutti. Di indole il napoletano apparecchia la tavola anche se vengono 10 persone, noi non siamo. E secondo me neanche i nostri cori sono proprio sullo stesso livello di quello che ci dicono loro. Ma Salernitana
Napoli è una cosa che io non riesco a concepire, ma per tante cose, perché in estate tutta Napoli sta a Salerno, partendo da me. Io vado sempre nel Cilento perché cioè, sono zone bellissime. Siamo sempre tutti insieme. Noi portiamo i soldi a Salerno, cioè i napoletani portano i soldi ad Agropoli, portano i soldi a Salerno, portano i soldi in tutte quelle città. Ma voi vi immaginate se dal calcio, cioè da quello che è successo domenica, i nostri figli, se vanno a fare una passeggiata a Salerno così, come ragazzi che vogliono andare a bere, a mangiare qualcosa, e si incominciano a picchiare gruppi tra ragazzi di Salerno e quelli di Napoli. Cioè, noi non ci dobbiamo focalizzare solo al calcio, ma questo può portare danni veramente importanti, perché in effetti fanno nascere un odio che poi, devo dire la verità, anche i napoletani sbagliamo, perché anche sui social hanno messo questi striscioni, hanno messo, ma non rispondete poi pure voi con parolacce, con, cioè diamo l'esempio, ecco perché nella mia canzone dico chi ci vuole sotto una lava, chi ci chiama padrone, custu core, chi ne ha amore, rispondi in mata schiatta, cioè noi vi rispondiamo comunque con un cuore e con un coro d'amore verso il calcio, Però verso... sai cosa, Dani? Certe volte io poi mi metto anche nella testa di determinati tifosi e ti sfrogoleano la mazzarella un giorno e te la sfrogoleano un altro giorno e te la sfrogoleano il terzo giorno, il quarto giorno Walter, dici però voglio... Perché il discorso di adulti, disgiunzamento... Io ho capito che noi noi siamo siamo adulti, ma adulti, noi siamo maturi, se al io di devo là della vedere, Dani... cretinata che scriviamo su Facebook, né io né Roberta né gli altri, se incontriamo qualcuno ci mettiamo a picchiare No, nessuno, ma assolutamente, ma però se Daniela, incominciano a perdonami, fare le se uno che è bande... disagiato delle nostre zone, perché poi Salerno è Campania, se qualche disagiato, perché quello è un disagiato, che va allo stadio con il sacchetto dell'immondizia, con il logo del Napoli, e c'è la ragazza che indica pure il dito vicino al L'ho sacchetto, cioè visto quelli là e sono... mi fa pena. Allora, quelli là, cioè io li vorrei avere davanti uno ad uno a dire, mo, mi spieghi. Quella cazzata, passatemi il termine perché noi andiamo in televisione su Nuvola TV. Mi spieghi la cazzata? Perché o hai dei problemi seri per non capire che stai andando oltre, perché non è un semplice spot da stadio, quella è una pugnalata, ok? E io da uno della mia regione una situazione del genere non me l'aspetto. Ma addirittura mi hanno chiamato perché abito ad Acerra e mi hanno detto addirittura che c'era un gruppo di tifosi di Acerra che hanno messo degli striscioni, hanno fatto delle cose. Io non lo so se è vera sta cosa, perché in effetti ad Acerra c'è la Acerrana Sì. che ha lo stesso simbolo. Allora, Walter, io condivido tutto e sto diventando peggio di Roberta e di Pina, mi stanno proprio, cioè, infettando e rispondo pure io sui social, ormai non mi fermano più con queste due pazze. Però poi dopo pensandoci, noi dobbiamo comunque dare un esempio ai nostri figli, perché non è una cretinata. Ti giuro che non è una cretinata, noi finisce là. Noi ci arrabbiamo, facciamo tutto quello che vogliamo noi, però capiamo che siamo anche persone adulte e siamo non violenti. Se la violenza verbale, che è una cosa importantissima e che passi questo messaggio, lo deve passare a tutti quanti, la violenza verbale e non solo verbale, come hai detto tu, dei sacchetti, se ci attaccano, noi non possiamo controbattere anche noi, poi, per esempio, stava i tre calzini là, 5 euro, una cosa del genere. Oggi però stanno tutte fotografie di pescivendolo, pesciaiuolo, cioè tutte queste cose qua. Non mettiamoci sullo stesso livello. Una cosa che diciamo, Vabbù, Dani, eh uno no, deve scegliere scusa, un favolo, quando posso non è una dire? Daniela, posso cosa da... rispondere? Sì, Daniela, ma sì. io credo, vai Ma Roberta, dopo dico la mia. io ho risposto pure io, Giulio, in tutto ciò. In Ma tutto vabbè, ciò ho risposto alle pure io. provocazioni dei salernitani, io onestamente, non perché mi sento superiore, ma effettivamente l'ho scritto nel buongiorno, ho detto, voglio, ma chi lo sa? Brava, Siete di passaggio, punto e basta, cioè non vi brava. sbattete, ma non è solo il salernitano, tu parli della Campania, il salernitano, il cagliaritano, il veronese,
Poi il Fiorentino che ce l'hanno ogni volta che devono giocare contro il Napoli, pare che debbano giocare contro, non so, Barcellona o Real Madrid, la squadra che si deve battere perché devono soffrire, noi dobbiamo soffrire. Ma è una questione di cultura sportiva. Cioè, i salernitani, che sono questi tifosi, perché io presumo che siano una piccola frangia di disagiati, disadattati, persone insomma che si, come si dice, gli scemi si accoppiano tra di loro e quindi si capiscono fra di loro e fanno gruppo. Queste persone non è che emulano un poco tutto lo schifo che noi vediamo in campionato. Ragazzi, io vi racconto un episodio. Di una mia amica che è stata a Firenze a vedere la partita 2 o 3 anni fa, e c'era una signora con il figlio piccolino vicino che ne ha dette di tutto e di più davanti al figlio, a questa mia amica è rimasta sbalordita. Cioè, ma che vogliamo parlare? Se sono prima i Questa genitori cosa che che portano allo stadio questi non bambini vedi, e gli allora insegnano a dire le peggiori schifezze di questo mondo, non è un problema di campanilismo, è un problema di cultura sportiva, vabbè, ma sportiva e purtroppo anche non è solo, però è anche non è una solo questione, vabbè, è sportiva. anche una questione di orgoglio. Allora io invece faccio un discorso un attimino diverso, da un'altra prospettiva. Allora io parto da un caposaldo per me. L'amore non si elemosina. Se c'è, c'è. Se non c'è, non c'è. Questo vale per il calcio, vale nelle relazioni interpersonali, vale per la persona con la quale scegli di passare il resto della tua vita insieme e tutto il resto appresso. Allora, a un certo punto, seppure a noi napoletani non ci piace, nessuno ci piace. A me, scusatemi, scusate, non me ne fotto proprio. Non mi interessa. Anzi, per certi versi, mi fa anche sorridere, mi fa anche ridere, non mi interessa. Io Allora, giusto Giulio. circoscrivo anche quello che è successo a Salerno. Scusami, Vince, nell'ambito dei quattro imbecilli, perché c'erano molti infiltrati azzurri alla Reghi e non è successo niente. Quindi diciamo pure questo, perché noi dobbiamo sempre stare attenti, Non so perché se hai detto, noi andiamo in rete, noi andiamo in televisione, non sì, non dobbiamo so. mai essere nemmeno indirettamente messaggeri di No, odio. no, 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 però Mai, non so se hai mai. letto quella lettera che ho postato io, eh. Quello che hanno picchiato a Sì, parecchie ma io a quello mi persone. riferivo. Io a quello mi riferivo. È un episodio disgustoso, però è un episodio. Non bisogna generalizzare, mai generalizzare. Perché noi abbiamo perso, noi non ci dimentichiamo mai, noi abbiamo perso uno di noi a Roma, vicino all'Olimpico, noi abbiamo perso uno di noi. Però non per questo, con tutto che ci sono state delle dimostrazioni veramente disgustose nel post, tutto quello che è successo. Però io, con tutto che non c'è nessun gemellaggio con i romanisti, io non mi sento di condannare un'intera tifoseria. No, 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 Mai Giulio, sono d'accordo, ma io non a caso mi hanno intervistato Salerno Granata prima della partita, mi hanno intervistato. E lo so. io non ho, sono stato cauto, calmo e ho parlato molto bene di Salerno, quindi io non sono il tipo che Ma genera. Vince, nessuno sta parlando male No, di Salerno, però io no, veramente vorrei no, 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 non avere è. l'opportunità che tu invitassi quei 4 ragazzi che stavano con la busta dell'immondizia, che cosa volevano dimostrare? Perché poi sai che cos'è? Che quando stanno Scusatemi in un gruppo si attimo. sentono fenomeni, se poi glielo vai a chiedere, quello magari non sa nemmeno quello che stava facendo. Sì, no, no, assolutamente. Ma io non generalizzo mai e quello che mi dispiace è che quattro imbecilli screditano un'intera città, un paese, perché Vince, ma io. questo, se mi permetti, però è un problema di chi generalizza. Questo non è un problema No, degli io. imbecilli, perché gli imbecilli saranno sempre imbecilli No, e ma non non funzionano. posso No, mi fare sono una spiegato domanda? male. Mi sono spiegato forse male. Giulio, volevo No, no, dire no, no, ti sei spiegato benissimo. che quattro imbecilli non possono assolutamente infangare un'intera città. Però vi posso fare una domanda da profana? Io non sto sempre sugli stadi, no? Ma nessuno ha visto questi entrare con i sacchetti dell'immondizia in mano? Cioè, io mi faccio una domanda a priori. Ma Guarda, sicuramente. quindi che noi ce Passiamo la sempre la prendiamo con i scusami. 4 deficienti, no?
quando poi qualcuno gli ha fatto entrare. Daniela, carissima, Daniela, scusa, ma noi ce la vogliamo prendere con i quattro deficienti che si presentano con la con sacchetto. Ma chi l'ha fatto entrare? No, ma non è questione del sacchetto, ma è colpa Daniela. Nostra se è stato sdoganato il razzismo nei nostri confronti a discriminazione territoriale. Chi l'ha fatto questo? I quattro imbecilli col sacchetto o le autorità? Chi l'ha fatto? Allora voglio dire, se l'esempio... Siamo d'accordo tutti quanti. Se l'esempio arriva dall'alto, se arriva quel popò di esempio, ma che vogliamo sperare? Io però mo mi chiedo che cosa succede quando facciamo Napoli-Salerno? C'è Salernitana, chi non succederà niente, vabbè, perché siamo... Napoli-Salerno, Napoli-Salerno non verranno loro. Non gli è consentito venire a vedere la partita. No, non succederà niente, anche perché... noi siamo andati, però tu che ne sai se mo non ci sono gli striscioni simili per loro, eccetera, eccetera. Questo è allora, Daniela, carissima, Daniela, noi. Devi sapere che a Napoli non sono consentiti striscioni, bandiere, sacchetti della spazzatura. Mi vedi a me, ti sembra... Okay. Aspetta, ti sembro una ultra fascinolosa? A me mi controllano pure quello. Ma io portafoglio. Roberta, io sto andando sul nocciolo della questione. Anche se non ti controllassero e anche se tutti e cinque come stiamo, io vieni pure lui da Milano, andiamo noi a fare chissà che cosa. Noi non ci dobbiamo andare perché ci dobbiamo far capire che Napoli è una città signora con i cittadini che sono signori e che amiamo il calcio e il Napoli. Daniela, io dicevo altro. Ho capito, tu dicevi come hanno fatto entrare là a noi ci tagliano. A noi non ci fanno entrare niente, manco le sciarpe, un altro poco, pure quelle vanno a vedere un problema perché lì ci stanno quante scime che alluccano. Merda, così cioè io non posso portarmi la sciarpa Juve a Maradona. Allora, ok, vabbè, quindi ma noi qua, allora qui scusatemi, torniamo a noi. Qui su queste discussioni siamo tutti d'accordo. Ci sono delle puntualizzazioni, che ha fatto delle puntualizzazioni, che ne ha fatte altre, però di fondo siamo tutti d'accordo. Sì. E ormai c'è stato pure qualcuno che ha detto nel post che ho messo su quello che è successo a Salerno, ha detto non capiscono che questo è il calcio antico, il calcio di una volta, il calcio oggi, il calcio è diverso, insomma, non, diverso nel senso che forse perché loro la solidità ne è stata lontana dalla Serie A per diversi anni, ma il calcio oggi è diverso. Se voi vedete negli stadi non sta succedendo più nulla, né a Napoli, né a Milano, né a Torino, né a Napoli è mai successo niente. Sì, no, per dire. Cioè queste manifestazioni sporadiche, uniche, eccetera, eccetera, è un, diciamo così, è una cosa che ci portiamo ancora e che sicuramente verranno debellate, perché questo non è calcio. Forse un po' di tempo fa lo con i Daspo, date Daspo. Purtroppo Salerno ha una brutta tradizione, se vogliamo entrare in questa cosa. Se ti ricordi bene quello che è successo in quel famoso treno che fu incendiato e purtroppo ecco. A Salerno sono legati degli episodi poco... Vabbè, comunque non addentriamoci, noi chiudiamo, andiamo con l'ultima notizia, ve la dico, cioè una delle ultime, poi se c'è qualcos'altro ne parliamo. Secondo, questo lo riferisce la radio ufficiale del Napoli, è un po' quello che io avevo detto la scorsa settimana sui fari su un giocatore che ha il Napoli. Secondo quanto riferisce Radio Kispisa Napoli, anche se manca molto al mercato estivo, il Napoli starebbe già cominciando a sondare il terreno in cerca di eventuali rinforzi. Quali sono questi rinforzi? In cerca di eventuali rinforzi. La società azzurra avrebbe i riflettori accesi sul difensore del Torino, Bremer. Io lo dissi l'altra volta perché lo sto sentendo da tante parti. Il centrale brasiliano, classe 97, piace tanto ai partenopei e il sogno, questo è un sogno, è in futuro di avere una coppia Bremer-Koulibaly. Cominciamo con Walter. Che Bremer possa piacere al Napoli è un fatto.
che Bremer non piaccia solo al Napoli, né un altro, dobbiamo vincere un campionato, poi a maggio parleremo di Bremer. Non quasi dice a gennaio. A gennaio, Cairo non te lo dà, manco se gli porti il carro armato, perché già Juric in estate gli ha consegnato quel popò di canestro perché non faceva il mercato. Quindi Cairo non darà mai via Bremer a gennaio, a meno che non arrivino gli emiri del Newcastle con cifre astronomiche. Però ragazzi, a me preme di più il terzino sinistro a gennaio per vincere questo campionato piuttosto che il difensore per la prossima stagione. Cioè, dico, giusto. Siamo a di questo, Walter. Dimmi tutto. Ma a proposito di questo, Walter, ma non riusciamo a trovare a sinistra un altro Di Lorenzo? Ma guarda, cioè, un calciatore valido, pescato anche dalla Serie B, la Serie C. Il Napoli ha individuato un profilo, si sta valutando in questi giorni l'effettivo recupero di Gulam. Se entro gennaio, cioè entro dicembre, scusatemi, ci sarà la percezione che purtroppo Gulam non possa ritornare alle sue, diciamo, ai suoi, non dico ai suoi livelli, ma almeno ad essere un giocatore normale, si valuterà la rescissione contrattuale, perché Gulam comunque ha il contratto in scadenza nel 2022, si procederà all'acquisizione di un terzino biondo dell'Est e che giochi in una squadra che sta giocando stasera, e qui mi taccio, basta. Sì, perché il Zenit sta giocando, non lo so. Vabbè. Sta giocando il Zenit, l'Atalanta. Vabbè, signori, io direi di poter, no, anzi, se vogliamo l'ultimissima la facciamo, tanto stasera non siamo andati molto oltre, diciamo che 5 minuti le possiamo ancora dedicare. Sì, proprio 5, perché chiudiamo. Una comunicazione di servizio, per favore. Dopo dovrei parlare un po' con Giulio e Roberta. Dopo la sera, se potete... arriva la lavata di testa, Roberto. No, solo 5.000 euro di multa. Ecco qua, Roberto, devo chiudere il tuo microfono perché i rumori vengono da te, comunque non importa. Roberto, no, sempre tu. Se volete ragazzi, off topic, allora. Cioè Cristiano Ronaldo ha intossicato l'Atalanta, ha segnato nel recupero del primo tempo il gol del momentaneo 1-1, no attenzione VAR, perché aveva segnato il 2-2 al 93esimo, c'è il controllo del VAR. Vabbè, allora andiamo, dicevo domenica ci sarà Napoli-Verona. Un altro, io ho visto Verona-Juventus e se mi devo rifare a quello che ho visto, io non dico che il Napoli debba avere paura, però non è una partita sicuramente da prendere sotto gamba, perché Tudor l'ha messo molto bene in campo, nel senso che se il primo tempo fosse finito 4-0 per il Verona contro la Juve non ci sarebbe stato niente da dire. Il Verona praticamente ha schiacciato, è stato un rullo compressore che ha schiacciato la Juve, ha fatto un pressing a tutto alto, a tutto campo, un pressing che ha messo in seria difficoltà la Juventus. Quindi ci tocca, prima della sosta, ci tocca un'altra partita, chiamiamolo così, molto ma molto impegnativa. Allora, ultimo giro e poi dopo chiudiamo, perché stasera ci sta Walter che c'ha la testa in alto e presumo che hanno confermato il gol a Cristiano Ronaldo, quindi 2-2. Perciò sei rimasto così. Sì, stavo un attimo. Vabbè, allora, Verona-Napoli, Walter. Napoli-Verona. Allora, non sarà una partita facile, e questo è chiaro, ma nessuna partita è facile. Manco Napoli-Bologna doveva essere una partita facile. Incontreremo una squadra che nei primi 30 minuti è micidiale, perché il Verona ha fatto in 24 minuti 2 gol al Milan,
in un quarto d'ora 3 gol alla Lazio e in 20 minuti 2 gol alla Juve. Quindi è Perdonami, Walter, è vero quello che tu dici, però tu forse stavi guardando la TV, non mi hai ascoltato. In più c'è stato che l'ultima partita, il Verona, quei 15 minuti che ha fatto con le altre squadre, l'ha fatta per tutto il primo tempo. Sì, ma è buono, Vince, è buono, perché quando il Napoli viene aggredito, quando tu aggredisci, quando tu attacchi, automaticamente concedi spazio. E il Napoli quando ha spazio si diverte. Quindi io mi auguro che Tudor venga con questo atteggiamento baldanzoso anche al San Paolo, Maradona, scusatemi, per me resterà sempre San Paolo, sollegato a certi principi. Quindi che ben venga ad attaccare e poi ne pagherà le conseguenze. Giulio. Ma devo proprio dire la mia. Io direi semplicemente 2-0 e tutti a casa, però vabbè, non posso dire così perché sennò poi faccio troppo il tifoso. Secondo me, per carità, tutte le squadre vanno rispettate, tutte le squadre vanno prese con le molle, sì, il Verona ha battuto la Juventus, eccetera, eccetera, ma stiamo parlando di una squadra che sta 16 punti sotto di noi, quindi diciamo, io vedo ancora che ci sono nostri compatrioti di colori che continuano a stare sempre attaccati a sta Juventus, quello che fa, meno 16, fa fritta a Torino. Io sinceramente, per me la Juventus è morta e sepolta, e tra poco fanno pure il triduo, poi fanno la messa di un mese, eccetera, eccetera. La Juventus è stata già tumulata, è morta proprio. Quindi per quest'anno la Juventus è un discorso chiuso. A me interessa eventualmente il Milan, eventualmente l'Inter, proprio facendo così la Roma, ma la Juventus è carne morta. Giulio, voi siete un pochettino più grandi di me, io però li ho vissuti gli anni 80, è un bel triello anni 80 con Napoli, Milan e Inter che si giocavano i campionati. Walter, onestamente era ora. Napoli dei sudamericani. Già secca, bro. Giulio, il Napoli dei sudamericani, l'Inter dei tedeschi e il Milan degli olandesi. Che no, mando forte francese. No. Allora. Ma c'ha un pedigree, Milano c'ha un pedigree che Torino non ha. Torino c'ha il pedigree lato granata, ma lato bianco-nero. Parliamo di tutto, ma non parliamo di pedigree. Esatto. Senti, prima di chiudere, Walter, tu devi, per favore, Walter, tu devi sognare. Tu mi devi dire, lo sai che dopo c'è la sosta, no? Lo sai. Ma tu vuoi sapere che... Ma aspetta, lo sai che dopo c'è la sosta. Quindi io voglio che dopo la sosta, tutti quei giorni, noi ti ricordiamo come il profeta, quindi non perdere questo titolo durante... 34. Dopo il numero, giocatelo sulla ruota di Napoli, perché si gioca a Napoli. Allora, primo estratto. Vabbè, allora Roberta. Posso dire una cosa, Walter? Walter, dopo il 34, questa qui la voglio regalare a te, è la mia sciarpa. Guarda, la sciarpa di Dios ed è la sciarpa di quelli che è il Napoli, la nostra. Lui se la merita perché siccome giochiamo di squadra, Walter fa parte ormai, secondo me, il 12esimo o forse 13esimo uomo del Napoli. È possibile che domenica forse ti faccia una sorpresa. Ancora non lo so. Noi siamo là. È serata di carrambate. Roberta, ma non si può fare niente. Noi siamo lì. No, Roberta, vabbè, non si può fare niente per stampare un volto di Walter su quella bandiera. Sulla sciarpa, non si può fare niente. Vabbè, ragazzi, è stata una puntata diversa dalle altre, perché molti di noi dello staff hanno avuto delle problematiche tecniche.
hanno avuto delle problematiche. Non va Spalletti. Non so se va Spalletti. Quindi io mi sono dimenticato di dire, perché sono stato preso in contropiede per le assenze, le tante assenze di questa sera, e mi ero dimenticato di dire che questa puntata, come le altre, andrà in onda sul digitale terrestre domani in differita. Nuvola TV, canale 859, mi hanno confermato oggi 21 e 15, quindi se la volete vedere, rivedere, perché magari stavate vedendo la Juventus piuttosto che l'Atalanta. Perdere. L'Atalanta ha pareggiato, potete tranquillamente rivederla. È stato un parlare tra amici, è stata una bella... per confrontarsi, e in più abbiamo avuto la nostra Daniela De Luca, che io ora la pregherò di venire più spesso, magari anche con qualche sorpresa, poi ne parleremo io e Daniela. Io ne approfitto perché ho conosciuto questa sera il simpaticissimo Giulio, e visto che si chiamano Ciuccio Maglia Napoli, appena avremo l'occasione. Grazie. Ti voglio donare la maglietta con praticamente il logo del mio inedito. Dove cara, grazie. C'è praticamente nella sigla di iniziale si vede un cielo con il gabbiano per noi è Maradona. E ognuno va bene, per regala niente a nessuno. Chi regala a destra? Se per questo dovevamo sempre vederci a Milano, ma fa una festa. Dipende da te. Dipende da te. Allora prendo il treno, arrivo a Milano. Tu prendi il treno, tre ore e mezza stai a Milano, figurati. Va bene, comunque. Daniela. Fai prima ad arrivare a Milano che attraversare Napoli con il traffico. Nel frattempo ti colleghiamo. Non parlate di Napoli male, perché io l'adoro, a parte la squadra. No, ma non è, però è un dato di fatto che c'è traffico. No? Quindi, sì, tu dici quello che dice mio marito, che mio marito è di Fuorigrotta, io sono di Napoli proprio centro, cuore di Napoli, ma abitiamo a Docerla. Allora io faccio... andiamocene a Napoli, anche in un monolocale, non me ne frega, ma andiamocene a Napoli centro. Mio marito fa, tu sei scema, da che lo traffico. E quindi non troviamo un incrocio. Ringrazio anche Nuvola TV, con la quale ascoltano il mio inedito, grazie sempre a Vincenzo Vitello, a voi, ed è stata una bella serata anche per me. Grazie a tutti, un bacio a Roberta. Quindi io ringrazio a Daniela De Luca, già l'ho ringraziata prima, a Walter Vitale, ripeto, 87tv.it, il fedele, anche lui è fedele, Walter Vitale, poi tutti fedeli stasera, la fedele Roberta Di Rienzo, che pure in ritardo, ma è venuto, si è fatto in quattro ed è venuta in trasmissione, quelli e il calcio. E a Giulio Ceraldi... Che Napoli! Come del Napoli? Ciuccio da del Napoli. Droghi sempre, quindi che Napoli. Ciuccio.Napoli.com, no. DJ, il giorno che lo pronuncerai tranquillamente, io appiccio Lucera e Sant'Antonio. Ah, comincia a appicciare, Ciuccio mangia Napoli. Quello stento maglia. Sui nomi, tu c'hai mis l'email. Ciuccio, maglia Napoli. Allora, invece Roberta, quelli che il calcio è una trasmissione, per anni quindi... Ma siamo quelli che il Napoli, ma il calcio non mi interessa, a me mi interessa. Vabbè. Allora, quelli che il Napoli di Roberta Di Rienzo, a parte, a martedì prossimo un bacione, un saluto a tutti, e chiaramente, ripeto, chiaramente un Forza Napoli ci vuole generalizzato. Forza sempre. Napoli sempre. A domani su Nuvola TV, mi raccomando. Una diretta streaming Facebook per qualcuno può essere banale, per noi è unione, condivisione, significa libertà di espressione di pensiero con rispetto, ed è per questo che tutti noi ci mettiamo la faccia e soprattutto il cuore. Parte tutto con il suo cuore, dov'era Dani? Parte lo cuore, parte lo cuore, parte lo cuore.
ogni cosa. Partero cuore, partero cuore, ogni cosa. Chi tena troppo e chi niente, che sta gente se lamenta, però se io vera ci pienso, pure tu non dai mai niente, mai niente. E parola se porto niente, si sa parla e non sa fa mai niente, c'è rimasta troppo poco tempo. Poca. Pace salva, ci danno poche ricchezze, a chi non può magna, costruimmo una strada per camminare. E si lo cagno munne cagna tu, e si lo cagno munne cagna tu, e si lo cagno munne cagna tu, guaggio. E si lo cagno munne cagna tu, e si lo cagno munne cagna tu, e si lo cagno munne cagna tu, guaggio. E voto fra, o sai che hai un dono, e vera fra, non piglio suona, pensa sta vita, che tu ma la partita. Chi sai e chi scende, e chi sa la voglia, chi cari le foglie, e un famo che corra, chi te ne palazza, e a chi c'ha brucio mazza. Certi facci innocenti, sui meglio fatiente, da curtella ne spalla, senza curtella, che sta stiva sempre, non è mai contenta, chi la dà stiva sempre, ma anche contenta. Non è mai contenta. E pazziando, pazziando, stavolando a studiare, una voce lontana, ma parla d'amore, l'ha già aperto sto cuore, metterà su tuo calore. Chi vince e chi perde, che sia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, frate era pocora. Che sia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, o sento calore, parterò. Parterò cuore, partero cuore, partero cuore, ogni cosa. Partero cuore, partero cuore, partero cuore. E si lo cagno munne cagna tu, e si lo cagno munne cagna tu, e si lo cagno munne cagna tu, guaio. E si lo cagno munne cagna tu, e si lo cagno munne cagna tu, e si lo cagno munne cagna tu, guaio. Tu ci pensi, Totò, se tutto quanto era pessimo ancora, se cagnasse sto munna con un po' d'amor. E si lo cagno munne cagna tu, why you?